sarà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto e quello delle mascherine FFP2 in classe. Metteremo gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all'aperto, tra cui fiere, sport, feste e spettacoli. Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica. Diventa storico il suo messaggio: il 31 di marzo non si proroga lo stato di emergenza, quindi c'è fiducia da un punto di vista della situazione sanitaria per poter pensare allo sviluppo. E mi sembra sia io sia il sindaco Nardella abbiamo tracciato quelle che possono essere indicazioni forti, anche proprio per raccogliere la sfida del PNRR, e io mi sono concentrato non solo su Firenze ma anche su alcuni aspetti simbolici della Toscana, la Tirrenica, Piombino, e sono contento perché veramente abbiamo vissuto queste 4 ore insieme dall'incontro da Ferragamo a Sesto Fiorentino, allo Smannoro, alla presenza a Santa Maria Novella per l'apertura del convegno dei Vescovi, a questo incontro con la città di Firenze, molto belli. Insomma, il Premier Mario Draghi si è confermato una persona molto vicina alla Toscana e sono contento perché direi molto positivo questo tipo di incontro.